architetto, designer e anche quest'anno coordino il premio Young in Design 2015, come l'anno scorso in fondo, e con un premio che dura da circa 25 anni, per cui un premio longevo e che nonostante tutto l'anno scorso ha riscosso molti successi, nel senso molto interesse da parte degli studenti e giovani designer. Il premio si riferisce a un target che arriva fino ai 35 anni, per cui quando parliamo di giovani design è un po' relativo, soprattutto se portiamo il concetto in un contesto internazionale. Però è un premio che è soprattutto rivolto ai giovani, per cui il gran numero di progetti arrivati sono da parte di giovani studenti o che hanno terminato le scuole di progettazione e che si avvicinano per la prima volta al mondo della produzione. I progetti arrivati e presentati l'anno scorso sono stati selezionati da una giuria. Anche quest'anno c'è una giuria, come sempre fa riferimento a designer in realtà che hanno vinto il premio e con l'aggiunta di qualche critico. Il premio sarà consegnato direttamente come ogni anno durante il Salone del Mobile e prevede appunto l'esposizione in una delle strutture dedicate al Salone del Mobile, sia in fiera che nelle strutture con il salone. Come l'anno scorso, quest'anno in giuria ci sono vincitori del premio delle scorse edizioni, addirittura anche della prima edizione del premio. Questo perché è un po' una conferma di quanto il premio rappresenti un'ottima piattaforma di lancio per giovani designer. Young Design non è un premio di idee. In fondo lo è, ma è soprattutto un premio dedicato a un prodotto che finalmente diventa prodotto, per cui da progetto per la prima volta i giovani presentano, si confrontano con la produzione industriale. Per questo è un tema a cui ci tengo particolarmente. Conosco il premio da sempre, non ho mai partecipato, perché non sono mai riuscito a partecipare. Quando mi è stato chiesto di coordinarlo sono stato contentissimo, perché in fondo era un po' come una rivincita. Negli anni l'unica difficoltà che ho trovato nella partecipazione era proprio perché il premio si riferiva a un prodotto finito e non a un'idea. E la mia difficoltà quando ero giovane era proprio quella di trovare un produttore in grado di costruire quanto avevo pensato o ideato. Per cui questa cosa mi è sempre rimasta ed è per questo che ho deciso di coordinare e di portare avanti questo premio. La giuria farà una prima selezione, la seconda la farà vedendo dal vivo i prodotti, proprio perché questo premio rappresenta una seconda vetrina per i partecipanti al concorso, ma in genere per i designer che in fondo hanno già realizzato il prodotto. Qualcosa che è visibile, sarà visibile durante il salone.